Cosa fare quando un cliente o un potenziale cliente si cancella dalla tua lista di email? Dunque, c'è una domanda che mi è arrivata qualche giorno fa da Diego, in cui mi diceva: ma guarda, ho un cliente che era iscritto alla mia lista e si è cancellato. È normale? Perché si è cancellato? Cosa mi consigli di fare? Dunque, Diego, innanzitutto, questo lo dico a tutti, quando si ha una lista di email è normale che le persone si cancellino. Regolarmente. A me succede, io ho una lista di una certa dimensione, succede regolarmente a ogni email che mando che qualcuno si cancella. Ma mi succede non soltanto se cerco di vendere qualcosa, mi succede anche quando mando puri contenuti, addirittura mi succede quando mando gli auguri di Natale o gli auguri di Buona Pasqua, mando l'email di auguri e ho diverse persone che si cancellano dalla mia lista di email. Non c'è niente di male, è un loro diritto e non c'è niente di personale, significa semplicemente che queste persone magari hanno ricevuto varie email da me, per un qualche motivo si stanno disinteressando agli argomenti di cui parlo, oppure gli interessa meno i contenuti, il tipo di contenuti che io do, e a quel punto vedono arrivarsi un'email di auguri di Natale e si ricordano di me e dicono: ah, guarda, con tutta l'email che ricevo, con tutti i messaggi, forse questa non mi interessa. Ricordiamoci che siamo bombardati tutti quanti dalle email ogni giorno, quindi è giusto che le persone che restano nella tua lista siano le persone che sono davvero interessate a ricevere le email da te. Detto questo, non va bene, normale, ma non significa che tu debba viaggiare col paraocchi. È sempre bene cercare di porsi domande, quindi è giusto farsi queste domande. E quindi magari se questo è un cliente che era iscritto da diverso tempo, un cliente da lungo tempo, che magari ha comprato più di un prodotto, che magari ha comprato prodotti di fascia alta, che quindi era qualcuno che ti seguiva in maniera particolarmente vicina, beh, allora è una cosa che puoi pensare di fare potrebbe essere di contattarlo, non cercando di convincerlo a reiscriversi alla lista, ma semplicemente dicendo: guarda, scusa, ho visto che hai deciso di disiscriverti dalla mia lista, è un tuo diritto, nessun problema, nessun giudizio, mi sarebbe molto utile se tu mi dicessi come mai, è perché hai cambiato interessi, è perché trovi che siano meno interessanti i miei contenuti che ti sto mandando, è perché ho detto qualcosa che magari ultimamente ti ha irritato, questo mi sarebbe molto utile per migliorare i miei contenuti e ciò che pubblico andando avanti. Quindi indagare è sempre utile. Detto questo, quando si fa business non ci si può mai basare sul giudizio di una persona e soprattutto non si possono accontentare tutti. Io mi ricordo tempo fa guardavo i giudizi, i feedback che erano stati dati su un corso di un mio collega imprenditore e era buffo, era un evento dal vivo e c'erano questi sondaggi che arrivavano e la domanda era: quanto tecnicamente approfondito, come valuti l'approfondimento tecnico che è stato fatto in questo evento dal vivo? È stato sufficiente? È stato scarso? È stato troppo tecnico? Ed era buffo perché alcuni giudizi erano: perfetto, questo il livello tecnico è stato esattamente ciò di cui avevo bisogno, è stato approfondito tecnicamente al punto giusto. E poi c'erano altri giudizi che dicevano: no, era troppo superficiale, in questo corso non serviva a nulla, bisognava andare molto più a fondo, se no tutta questa roba non è applicabile. Quindi giudizio negativo. E altri che invece dicevano: no, era troppo tecnico, no, non ci capivo nulla, come si fa ad andare a un evento dal vivo e trattare a questo livello tecnico così approfondito le cose, era impossibile da seguire. Quindi, chiaramente, giudizi contrastanti a vari stadi, a vari livelli, quindi c'era chi lo voleva più tecnico, chi lo voleva meno tecnico e chi invece lo voleva tecnico a quel punto giusto lì. Quindi la riflessione da fare è che in generale non si può mai, quando si ha un pubblico, non si possono mai accontentare tutti quanti. E non bisogna cercare di accontentare tutti quanti, perché non è possibile. Cercando di accontentare tutti quanti, di solito si finisce per non accontentare nessuno. Quindi nel momento in cui scegli un taglio per il tuo prodotto, per il tuo servizio, accontenterai un certo tipo di cliente e scontenterai altri clienti. Questo va bene, questo è normale. Quindi è normale che qualcuno si cancelli dalla tua lista. In certi casi puoi contattarlo personalmente per indagare, per capire come mai,
e ricordati che in generale non si possono accontentare tutti quanti i tipi di clienti. Io sono Marco Scabbia, se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web che non sia il mio blog, vai su www.marcoscabbia.com e poi lasciami una qualche reazione, lasciami un commento, condividi il post e ricorda, sempre avanti, senza mai fermarti.